pensa a queste simulazioni, cercare di trovare veramente un maggior consenso dai top player. Comando evidentemente non lo è. Quello è il problema, perché bisogna trascinare, perché vedi Milan comunque mi sta seguendo. Secondo me non premere tutti quanti. Il problema è che poi, dopo che hanno, De Laurentiis l'aveva detto, capito, ma quanti anni fa? Infatti lo dimostra il numero di riserva in panchina, che prima era una cosa di fare. Infatti parla. Quella è la cosa più importante. Dopo anni e anni e anni, infatti parla. E quello che dice a mio padre, magari 4 anni fa, si è avverato. Dopo qualche anno. Che adesso parlano pure di campionato di sottosquadra. Quello è il problema. E allora vuol dire che qualcosa di vero c'è, certo, esiste. Sì, no, assolutamente sì. Ma vuoi sentire però una critica piccola, piccolissima? Dimmi. Migliorare l'aspetto comunicativo. Sì, questo è. Ci possiamo lavorare, sicuramente ci possiamo lavorare. Ci dovresti non si finisce mai di imparare, no? No, ma non mi posso fare maestro perché non ho mai fatto il vostro lavoro, però visto insomma, che non migliorare la vita, non finisce mai di imparare e di migliorarsi. Quindi si può sempre migliorare nella vita, sempre. Perché ripeto, visto dall'esterno è un aspetto secondo me va migliorato non poco. Sicuro, ma sicuramente, ma cercheremo di fare dei passi a gigante per arrivare sempre di più a essere comunicativi e competitivi. Quello poco ma sicuro. Grazie anche ai vostri consigli e alle vostre critiche che sono costruttive. Io una cosa che te l'ho detto prima, soprattutto guarda, ripeto, è importantissimo questo discorso di aprire un allenamento a settimana quando non ci sono turni fra settimana. Ma l'ha detto anche, è stato sicuro. Dovrebbe essere una novità anche nel futuro. Ma è sicuramente una cosa che ha detto anche. Sì, sì, sicuramente. Noi vogliamo stare vicino ai nostri tifosi. Però la cosa più importante per me. Noi lo diciamo da 2 anni questa cosa qui. Per me i tifosi è la cosa più importante. Più importante. No, ma è giusto che sia così, anche perché loro e gol sono l'essenza del calcio. I tifosi e i gol sono capito, ma c'è questo contorno. L'abbiamo visti i tifosi qua in questi giorni. Sono venuti comunque numerosi per vedere un ritiro, per vedere anche giocatori che magari non saranno riconfermati. Domani arrivano gli altri, oggi pure. Cioè, tra Rachmani, Lobotka, Zelinski, Di Lorenzo. Per i quali quando arriva? Nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni. Diciamo, fatto la nazionale, hanno iniziato la nazionale all'ultimo. Non avete notizie da presente, no? Posso ricordare, io Mertens ce le state trattando voi direttamente. Abbiamo messo sul piatto 6 milioni di euro per 5 anni. Meglio di questo, non so che dire. E come fa? Cioè, perché dire? Significa non vuole stare. Cioè, tra l'altro gli avete dato. Ma io non posso entrare nella testa di ogni singolo giocatore. Quindi. Ma anche di Mertens si parlava di altre cifre, invece poi quello che è stato detto è una cifra importante, dove molto importante, anche perché 2,5 milioni di euro sono pari a 5 miliardi lordi, scusa, 5 milioni lordi. No, 5 milioni lordi. Anche lui che ha dichiarato voglio restare a Napoli a qualunque costo, mi sembra strano che non abbia ancora accettato, per me accetterà, sì, ragazzi, ma è una città che gli ha dato molto e potrà ancora dargli parecchio. Una sensazione tua che sicuramente c'è un rapporto. Sempre positivi nella vita, sempre. Allora, la positività attiri positività. E poi sottolineiamo anche con i Bali lordi sono 11.100, non sono pochi. Appunto, oggi soprattutto, dopo la pandemia, si sta di nuovo ristabilizzando tutto quanto, siamo ritornati tutti al regime. Poi la cosa clamorosa è che per 5 anni, quindi vuol dire che un giocatore che resterà in azzurro con uno stipendio garantito fino a 35-36 anni. È un grande giocatore, è un uomo, è un uomo, ha dimostrato durante gli anni di essere una persona per bene. Quindi, pure 30 anni, non è appunto, che quindi significa che per noi confermarlo sia come giocatore che come dirigente è la cosa più importante al mondo. Che anche quel ruolo che era stato chiesto, ma come la volevamo fare anche con Albiol, però purtroppo Albiol ha fatto una decisione familiare. Invece un ritorno di Hamsik nella dirigenza è previsto, ci state pensando? Noi lasciamo le porte aperte, non chiudiamo mai le porte a nessuno, soprattutto chi ha fatto del bene con Napoli. Però servirebbe, secondo me, un cambiamento che potrebbe magari portare domani, visto che è uno di quelli propensi ai cambiamenti, cercare di fare una sorta di coalizione con tutti i coppi, perché alla fine sono quelli che compensano. Cioè, Ferri vuole fare rispettare Ferri finanziato 5 miliardi di euro di il sistema sportivo guadagna 45, pari a 2,5 il PIL italiano. Di cosa stiamo parlando? Un saldo di investizione. L'Italia non va ai mondiali per 2 volte, non va ai mondiali. Quello dovrebbe essere una cosa più importante. I vai non esistono più. I vai. Dove stanno i vari Del Piero, i vari Testa, i vari Totti, i vari che ti posso dire, i vari Baggio, dove stanno? Però bisogna anche investire, no? Nei vai. Bisogna investire, ma chi? Chi investe? Ormai tanto prendono tutti gli esteri, ma prendono tutti gli stranieri.
infatti è il sistema calcio, il sistema calcio, ma dovrebbero permettere di andare a prestare i sigari e metterli poi in rosa, quindi comunque creare una tua struttura, una struttura giovanile all'avanguardia forte che possa in qualche modo portarti alla luce dei giocatori della serie di due passi fino ad arrivare a essere professionisti. Una questione di metodo, magari un metodo italiano rifondare sulle basi di quella che era la storia, secondo me, diciamo, Adriano, quello italiano, pure con gli stranieri, però la Bruna che bisogna fare la Lega, bisogna fare la Lega, però io non so spazio, quanto spazio ai ragazzini, quanto spazio agli italiani, certo, che è la cosa più importante per me, scusa, per la nazionale, soprattutto.